L'anno scorso abbiamo gioito con loro, l'anno scorso abbiamo sofferto con loro, quest'anno si ripete, si parte di nuovo con la Virtus Monte di Procida e la stagione ufficialmente inizia in questa splendida location del Soal Beach. Presentazione della Virtus, tantissime novità, tantissimi gli atleti da conoscere e da far conoscere agli amici di montedeprocida.com. Quindi vorrei invitare a questo bel tavolo, così fatto bene ovviamente da chi lavora qui al Soal, che ancora una volta ringraziamo. Allora vorrei invitare i dirigenti della società Virtus Monte di Procida, vale a dire l'addetto stampa Vincenzo Morisco, il direttore generale Carlo Aquilone e il Dulcis in fondo, ecco sempre invitato, il presidente della Virtus Monte di Procida. Diceva Peppe Scotti, lo ribadisco, finalmente con ragionevole prudenza noi consegneremo la struttura, il nuovo palazzetto, che non è solamente palazzetto per il basket, però entro la fine di ottobre. Noi lavoriamo perché questa data non venga superata, speriamo di farlo. Montediprocida.com porta bene alla Virtus. L'abbiamo già appurato nella passata stagione, quindi con noi abbiamo il coach Jenny Di Lorenzo. Allora, una serata, dicevamo con Dario, piacevole, adesso però arriva il campo. Il campo già è arrivato, noi siamo dal 26 al lavoro. Come dicevo ai tuoi colleghi prima, stiamo lavorando per amalgamare la parte fisica, perché avendo dei giocatori che sono arrivati da una settimana e altri dal 26, stiamo cercando di portare almeno la parte fisica a un livello accettabile. Tecnicamente ci stiamo conoscendo, abbiamo giocatori in ruoli importanti che l'anno scorso non c'erano, quindi come il playmaker lungo, e nella pallacanestro l'asse playmaker lungo è fondamentale. Per cui stanno cercando un equilibrio, stiamo cercando equilibrio, e sono fiducioso che nelle prossime sedute di allenamento, già da domani sera abbiamo un amichevole con la nuova pallacanestro Napoli, la B2, ritorno di un amichevole fatto a Monte di Procida la settimana scorsa, al Palal Barbuto alle 5:30. Lì i test sono diversi, perché giocare con una squadra che tecnicamente è abituata a giocare a pallacanestro è una cosa. Per cui abbiamo messo venerdì sera un amichevole col Casavatore, vi ricordate, una squadra ostica formata da giocatori di categoria, e quindi il venerdì andiamo lì a provare quello che speriamo di buono aver fatto la sera prima, quindi domani. Però permettimi una cosa, tra i convocati abbiamo Paco, cioè lui deve venire, è obbligato a venire, perché tra i 10 convocati, come seriamente artefice di quello che è stata la nostra fortuna, e speriamo lo continui a essere, dell'anno prossimo. Jenny, com'è l'approccio con un campione come Rush che arriva in queste serie e che magari, sai, potrebbe rimanere disorientato? Guarda, l'approccio, ci sono due tipi di approccio che può avere un giocatore del genere. Il primo, quello di massima dedizione, perché umilmente si pone nella condizione di capire che campionato sta facendo. Il secondo potrebbe essere invece di massima presunzione: io arrivo dalla Serie A, nuove stagioni in Italia, vengo dall'America, io sono il leader in questo campionato. Ecco, io ho visto in questi 10 giorni che Danzal è con noi, la prima ipotesi che ti ho fatto, un giocatore che si è messo a disposizione totalmente. Ti racconto un aneddoto veloce: due sere fa eravamo in uno screening di tecnico e su un 5 contro 5 una palla stava uscendo fuori. Lui a 36 anni si è lanciato fuori, buttando le ginocchia a terra e il muso a terra per andare a recuperare la palla, combattendo con il playmaker, che era il suo compagno di squadra, per il recupero della palla. Una cosa del genere, in genere un americano non la fa, un giocatore americano. Quindi questo ti fa capire quanto e come lui è disposto a umilmente, tra virgolette, a imparare come scendere in questo campionato. Perciò ti dico, spero che questa cosa la porti con sé anche nel futuro, perché ed esempio non solo ai ragazzini che vengono a vederlo, ma soprattutto agli stessi veterani e poi ai ragazzi che con lui giocano. Se si butta lui su una palla, non vedo per quale motivo un 17enne non lo può fare. Noi ringraziamo coach Di Lorenzo, passiamo invece con il dirigente, il direttore sportivo e generale Carlo Aquilone. Allora Carlo, quest'anno mi sembra che la preoccupazione più grande sia quella di tenere tutti un po' con i piedi per terra. Sicuramente, perché sai, con l'arrivo di questi ragazzi così importanti per noi, per la nostra serie,
siamo, come diceva giustamente il coach, ci sono due tipi di approcci. E quello che diceva il coach ha perfettamente ragione, i ragazzi che si sono appena arrivati sono perfettamente integrati. Noi non abbiamo dimenticato quelli che sono stati i ragazzi dell'anno scorso. Il coach prima faceva un ringraziamento: Martinez, Rino Giuliano, Ilongo, Matarazzo, Riccardo Fiore. Insomma, voglio dire, noi siamo certi che quest'anno i ragazzi non faranno da meno di quelli che sono stati, diciamo, l'avventura corsa l'anno scorso con quelli che li hanno preceduti, per cui ne siamo veramente soddisfatti. Pensiamo in un bellissimo anno sportivo, ma quello che più di tutto ci fa piacere è il coinvolgimento della gente, e quindi speriamo che la pallacanestro diventi uno spettacolo per tutti, uno spettacolo sportivo da abbracciare, da condividere e da su cui divertirci. D'altronde, tu prima nominavi, abbiamo creato questa tessera del tifoso che ha nulla a che vedere con la tessera calcio del tifoso. Non ci sono permessi, non ci sono cose da fare, ma semplicemente un modo per cercare di avvicinare le persone alla pallacanestro, e così con quel contributo le persone si sentiranno molto più vicine alla squadra e contemporaneamente ci daranno una mano, oltre al ringraziamento di tutti gli amici che ci aiutano, gli sponsor che ho detto. Tutto l'organigramma sportivo della Virtus crede in questa squadra, il presidente come prima persona, diciamo, me, il sottoscritto e tutti gli altri. Siamo convinti che lo staff tecnico è all'altezza della situazione, per cui speriamo soltanto in un bellissimo campionato accompagnato da tutti questi servizi tra virgolette mediatici, che possono essere, diciamo, la diretta televisiva via internet, la home page, il sito che abbiamo stasera diciamo presentato, le dirette che non sono mancate l'anno scorso, come dicevo ci saranno anche quest'anno, per cui lo sport in generale sarà veramente uno spettacolo a Monte di Procida, speriamo bene. E allora non ci resta che dire forza Virtus, forza Virtus.